Bentrovati, un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Trovato il modulo, è il 4-3-3, col 4-3-3 Mirko Gudini andrà avanti fino alla conclusione della stagione. Adesso bisogna individuare gli interpreti migliori per questo sistema di gioco e immaginiamo che su questo fronte l'allenatore del Foggia stia lavorando con una certa perspicacia per individuare gli uomini, insomma, che meglio possono sviluppare sul terreno di gioco quelle che sono le sue idee. E riteniamo, anche alla luce, insomma, degli ultimi due schieramenti mandati in onda dal tecnico di Sant'Elpidio a Mare, prima Francavilla e poi con il Catania, che sia in atto, in corso, una sorta di rivisitazione a tutto tondo. Immaginiamo, ad esempio, che qualcosa a breve potrebbe cambiare, per esempio, nella cerniera della difesa a 4 e soprattutto al centro della retroguardia, dove al momento giocano Carillo da una parte e Riccardi dall'altra, che però ci sembra non sono due giocatori che per caratteristiche si integrano. Ecco perché immaginiamo che l'arrivo dalla finestra del mercato di gennaio di due giocatori come Ercolani dall'Alessandria e Di Silvestro invece dalla primavera dell'Inter siano funzionali proprio ad una possibile alternativa, soprattutto per Riccardi. Il Foggia ultimamente, insomma, ha mostrato, difensivamente parlando, di essere diventato un tantino fragile rispetto a quello che invece aveva evidenziato nella prima parte della stagione, quando la coppia centrale era formata da Carillo e Marsupio. Poi, ai noi, Marsupio, saprete, in corso in un grave incidente, supponiamo per grosse linee che difficilmente lo vedremo tornare in campo entro questa stagione. E allora Riccardi fu il ripiego che arrivò alla corte di Cudini, ma che dobbiamo dire ad oggi non ha completamente convinto, e quindi non è detto che magari già dalla trasferta di domenica prossima a Torre del Greco possano esserci delle novità nel pacchetto arretrato. Per il resto, ovviamente, resta inteso che Perina sarà il numero uno, Salines il laterale di destra, Rizzo quello di sinistra. Il centrocampo, con il recupero di Di Noia, che a questo punto dovrebbe essere a tutti gli effetti ancora un rossonero, è praticamente definito. Immaginiamo che Tascone fungerà da mediano centrale, ai suoi lati avrà proprio Di Noia e Tenkorang, insomma, ed è un reparto tutto sommato nuovo, assemblato ex novo. Qualcosa invece riteniamo possa cambiare anche nel tridente d'attacco, soprattutto sul versante di destra, dove abbiamo notato, insomma, che l'utilizzo di Rolando nell'ultimo frangente del match con il Catania ha prodotto qualcosa di interessante, che in prospettiva, insomma, potrebbe dare anche nuovo peso specifico ad una prima linea rossonera che resta in buona sostanza il tallone d'Achille della formazione di Mirko Cudini, con Santaniello, che è vero che ha trovato il primo gol stagionale, ma che forse non è il prototipo di attaccante proprio più funzionale per il 4-3-3, in quanto non ci sembra che sia un attaccante che attacchi la profondità, ma che sia uno, insomma, al quale piace poi svariare un po' su tutto il fronte d'attacco. Questo per linee generali. Poi, ovviamente, come sempre, sarà il campo a darci risposte significative in questo senso. La cosa importante per Mirko Cudini, però,
ritrovare soprattutto un gruppo coeso e compatto, perché solo con un gruppo coeso e compatto il traguardo finale della salvezza potrà essere conseguito. E noi ovviamente ci auguriamo davvero con tutto il cuore che questo nuovo assetto nel Foggia si vada finalmente definendo una volta per sempre. Ciao!